Ed ora, per saperne di più sulla figura di Troisi, cerchiamo di avvicinare una persona che da sempre gli è stata molto vicina, il suo angelo custode. Custode, siamo della Rete 3. La Rete 3? La Rete 3? Non voglio parlare con nessuno, non voglio parlare. Non ne so niente, non voglio sapere niente di Troisi, va bene? Sì, ma volevamo sapere, non si poteva evitare questa morte prematura? Non poteva fare qualcosa lei? Si poteva evitare. Ma vuoi dire che la colpa è la mia? Vieni a dire a me se potevo fare qualcosa. Non si poteva fare niente, non si poteva fare. Va bene, perché lui è colpa sua. E si era sempre uno sdrenato, ha fatto sempre una vita di sdrucinamenti, di sbrocellamenti. Non si poteva fare niente, non si poteva fare. Ma vuoi dire che la colpa è mia? Tu stai a fermo e sei tu che stai a fare le fotografie, fai le fotografie. Allora fammi fare il mestiere mio. Dico che non si poteva evitare, non si poteva evitare. E basta. Non voglio sapere niente, non me ne dai. Scusi se insisto. Volevo sapere una cosa, è sicuro che non si poteva evitare? Un'altra volta con sto fatto che non si poteva evitare, non si poteva evitare! Allora, che state a fare le foto? State a fare le fotografie? Non le potete da fare, non le potete da fare, ci vuole l'autorizzazione, lo sapete? Non ve le faccio mica pubblicare, le butto, voi fate, ma le buttate tutte dalla prima all'ultima. Le stanno pubblicando per un servizio a colori, titolo colui che poteva fare. Veramente lei non poteva fare nulla? Un'altra volta sto fatto che potevo fare qualcosa! Non potevo da fare niente, non potevo da fare, va bene? Insomma, io vo da dire che io non so la persona che me potete da dire che quando venite a chiedere gli sderenamenti non ve le dico! Va bene? Ah! Mortacci, tu che non riesco a partire, se no vedete? Se partivo vedevate, se partivo... Taci, sono l'angelo custode, non si poteva evitare, perché Troisi era uno sderenato degli sbrucellati, avete capito? Era uno sbrucellato, stava sempre a se sderenare, come artista era pure bravo, veniva sempre puntuale, era una cosa fenomenale, mortacci, sua gravità non riesco a controllare stamattina. Diceva sempre, vengo in teatro, mi faceva pure da ridere, mi faceva ridere, Troisi, però appena arrivava puntuale in camerino, si sderenava dentro un camerino. Cioè, vedete che si sente male. Andavo a vedere e si stava a sderenare con tutti gli sbrucellati che conosceva lui, se stava a sderenare. Mortacci sua, ma glielo dico, mortacci sua. Niente, non c'è stava niente da fare. E io poi che cosa dovevo da fare? Il rapporto, non potevo fare niente, non potevo fare. Mortacci, la gravità stamattina è più pesante del solito. Un'ultima domanda prima che se ne vada. Non poteva fare qualcosa per evitare? Portarci su un'altra volta. Ma chi ha portato a questo? Te ci hanno portato qua, scommetto, per dire che è colpa mia. Quello era uno sderenato. Appena arrivava a casa la sera, non diceva manco buonasera. Andava dentro la stanza da letto, se gli dite, e poi cominciava. E all'improvviso... Portarci su, andava a vedere, diceva, oh, sono l'angelo custode, devo andare a vedere che succede. E si sderenava con tutti gli sbrucellati. E allora io dovevo fare il rapporto. Devo fare rapporto, non vi posso dire niente. Io non sono la persona che, se voi mi chiedete di sbrucellare. Bene, a questo punto non sappiamo più cosa chiedere. Oh, a questo punto sa che ti dico, mortacci tua, che me ne vado da me! Va bene, se vedemo! Namosene via, va. Namosene.